Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta al mare. È con noi Cilla, una carinissima e bravissima cantautrice. Ciao Cilla! Ciao, ciao a tutti! Ciao! Sono al sei mare. Proprio in acqua, te sei in acqua! Sì! Chi sta meglio di te? Chi sta meglio di te? Proprio a mollo qua, arriva al mare! Senti Cilla, tu sei in promozione con un brano molto, molto, molto carino, realizzato insieme a Biondo, il nostro amico Biondo. Si intitola Richard Mill. Portaci dentro al brano, dai! Allora, questo brano l'ho scritto verso inizio anno, già pensandolo come featuring. E grazie a TikTok, proprio un giorno che stavo pensando, mamma mia, chi è che può fare il brano con me, chi inserirlo? E praticamente mi è uscito un video di Biondo, ho detto ok, lui mi piace tantissimo, sì. Mi piace tantissimo il modo in cui scrive, come canta, il modo in cui rende leggeri anche dei pezzi. Allora l'ho contattato e subito ha accettato, le è piaciuto il progetto e in una settimana sola abbiamo concluso tutto. Che bello! Sì, è stato molto immediato, facile e spontaneo. Questa cosa qua mi è piaciuta tanto. E si sente la spontaneità, è venuto fuori un brano molto carino, veramente orecchiabile. Grazie. Arriva subito, Cilla, arriva subito. Volevo infatti che fosse comunque uscendo in estate, anche molto estivo, leggero, nonostante appunto abbia un significato che per me è molto importante. Certo. Quindi spero che la missione sì, l'abbiamo fatta, ecco. Assolutamente sì. Senti Cilla, quando inizi te con la musica? Allora, io con la musica ho iniziato fin da bambina, cioè non ho memoria di quando precisamente, e grazie a mio padre, che da sempre è fan di Elvis Presley, e lui mi ha insegnato proprio tutta la sua musica, la sua cultura, e da lì mi sono appassionata totalmente a questo mondo. Infatti mi chiamo anche Priscilla per quello. Esatto, Priscilla. Senti Priscilla, i social come hanno preso il brano? I social l'hanno preso molto bene, soprattutto vabbè, perché sei in collaborazione con Biondo, quindi inevitabilmente ha un boom anche relativo. E è piaciuto molto perché, come tutti i miei pezzi, li scrivo significati, ma sempre in maniera molto leggera, fresca, giovane. E quindi sono molto contenta, sto ricevendo molte soddisfazioni. E ne riceverai ancora, eh? Ne riceverai. Speriamo. Ancora. Assolutamente sì. Senti, apriamo un cassetto. C'è un sogno. Qual è il primo sogno che si tira fuori? Il mio sogno è di cantare all'Arena di Verona. Oh, sì. Mica poco, eh? È proprio uno dei miei sogni fin da bambina. Sì, sì. Magari insieme a Biondo, chi lo sa? Perché no? Lo inviterò sicuramente se sarà al mio concerto per cantare questa canzone e altre che in futuro faremo, assolutamente. Senti, Cilla. Ci dici le tue pagine social, così veniamo a curiosare un po'. Sì, allora le mie pagine social sono Instagram, Priscilla Cattaneo, facilissimo, e TikTok, Cilla PC. Bene, allora Priscilla, ti dico grazie mille per aver preso grazie parte a, voi. A questa chiacchierata direttamente dal mare. E noi vi lasciamo a Richard Mill. Ciao! Ciao! Con la sua nuova amica Santa viene in un locale dove avevamo fatto più di una paina. Questo mi basta, caldo freddo baita, ballando laica sul suono di una balla laica. Cosa fai qua? Vivi come Smaila. L'ho detto apposta, tu non mi conosci e non hai capito come mai la musica mi basta, as long as you love me. Prendila l'iniziativa, con questa senza l'esperienza iniziativa. Aspetto tu ne esca viva, come quando peschi senza lenza ma con l'esca viva. E poi ti ho denunciato per schiamazzi notturni di notte. Hai cantato davanti al mio balcone una serenata in autotune. E non ti voglio più, di te ne trovo mille. E tu diventi blu, dagli occhi fai scintille. Sì che mi metto giù, so già cosa vuoi dirmi. Sei troppo nuda per questo five you. Al posto Richard Mille. E non ti voglio più, di te ne trovo mille. Scintille, sì che mi metto giù.
farmi. Sto pensando a fare soldi, a farmi casa in Svizzera. E tu mi piaci, ma quando sei qui non ci capiamo, non sei nel mio film. Tu mi chiedi perché non ti scrivo, sono in giro adesso senza di te. Non è una stanza d'hotel che mi risolvi i problemi. Ora che sei la mia ex, dimmi che cosa pretendi. Non ti voglio più, perché non c'è soluzione, è solo un dubbio. Non ti voglio più, perché anche se fa male ci ho messo un punto. Baby, ti ho dato tutto. E non ti voglio